Lo scoppio. Ah, grazie. Lo scoppio dei ricordi. Parcheggio la macchina in Piazza Mercato, presso la Biblioteca Civica. Subito mi dirigo verso la chiesa di San Sant'Antonio alle 14:30 di questo bel pomeriggio domenicale. Sono un pensionato che abita a Tirignago da diversi anni e che ogni tanto sente in sé l'irresistibile bisogno di rivedere la Marghera della sua infanzia e giovinezza. Strada facendo, ricordo che a quest'ora il parroco, padre Tiziano Braido, ci raccontava appassionanti storie dell'Antico Testamento, Mosè, i clamorosi miracoli del profeta Elia, Davide e Golia. E dopo la funzione religiosa, noi bambini correvamo al cinema Aurora a vedere un film in bianco e nero, magari di banditi o di spadaccini o spesso di guerra. E per meno di 100 lire a testa. Altri tempi. A proiezione conclusa si passava nell'attivo patronato a giocare a calcio oppure anche a basket, se già si conosceva questo nuovo tipo di gioco che allora giudicavo rovescio, perché non si usavano i piedi ma le mani per toccare il pallone. Che divertente questa strana americanata, pensavo allora con meraviglia, soprattutto se osservavo la squadra del CSI Marghera, destinata a diventare campione d'Italia della categoria juniores nel 1959. E la mia mente ritorna adesso ai tempi post-bellici del secolo scorso, facendomi rivivere quegli antichi attimi al presente. È il 1957 e qui in patronato tutti giocano contro tutti in continuazione, dando così vita a squadrette e formazioni spontanee e improvvisate che rapidamente si fanno e si disfano. 3 contro 2, 4 contro 5, quelli nuovi contro quelli che giocavano prima, e così via. E la palla, l'unica palla da basket esistente nell'intero impianto sportivo, non si ferma un solo attimo. Quando ero ragazzino non mi riusciva per nulla facile giocare nei vari campetti sportivi del patronato di Sant'Antonio, poiché c'erano troppi bambini e ragazzi che, come me, volevano divertirsi. Del resto, il coefficiente di natalità di quei tempi non assomigliava per nulla a quello ormai tendente allo zero delle attuali famiglie di Marghera. Per poter giocare, noi, numerosissimi ragazzini delle case popolari di Ca' Emiliani, avevamo anche avuto l'idea di costruirci una struttura polisportiva tutta nostra. Per attuarla però dovemmo faticosamente spianare parecchie montagnole, ossia cumuli di rifiuti industriali che erano stati discaricati sul posto. 1958. Rivedo adesso il mio quartiere quando, dopo tanto lavoro con pale, carriole, carrettini e persino a mani nude, siamo finalmente riusciti a spianare un pezzo di terra grande quanto un campo da calcio per realizzare questo nuovo impianto sportivo. Tuttavia i camion provenienti dal porto industriale non ci davano tregua e non appena scorgono il posto libero vi gettano una schifezza. Per bloccare quei terribili camion bisognerebbe approntare dei cavalli di Frisia, anticato, propone allora il progettista dell'opera, che da grande diverrà un noto costruttore edile della zona. Detto fatto,
Ma è tutto inutile, perché quei grossi veicoli a cassone semovente discaricano altre montagnole di orribili rifiuti, persino sopra i nostri bei cavalli di Frisia, costruiti con vecchi bidoni semivuoti di catrame, legname, marcio, chiodi di recupero e reticolati arrugginiti. A questo punto ci occorrerebbero piuttosto delle mine anticarro, come quelle che abbiamo visto al cinema Aurora nel film di guerra di domenica scorsa. Propone un bambino della banda specializzato nel giocare sui rifiuti discaricati da un'industria telefonica denominata Telve. Ed è così che quella decina di ragazzini di periferia progettano la loro rudimentale mina anticarro, un particolare contenitore metallico riempito di gas acetilene, a sua volta prodotto con acqua e carburo di sodio, di calcio, un materiale quest'ultimo che si può reperire in grande abbondanza tra gli scarichi chimici presenti qui attorno. Il piccolo elettricista riesce quindi ad innescare il grosso petardo per mezzo di uno speciale filo comando fatto con vecchi accumulatori di recupero, conduttori elettrici e filamenti di lampadine, tutti marchiati Telve. L'intensità dell'esplosione è notevole. Il parabrezza del camion resiste, ma non i vetri dei suoi finestrini laterali. Cosicché, come sperato, l'autista del mezzo non si rifarà più vivo, né lui né i suoi colleghi, mai più. Però quale effetto collaterale indesiderato, vanno pure in frantumi due finestre dell'appartamento della casa popolare vicino al luogo dello scoppio. Che cosa mai sarà successo questa volta? Il solito botto presso gli stabilimenti di Porto Marghera? Si chiedeva la gente terrorizzata. Poi, naturalmente, si viene a sapere tutto. La storia è pure riferita all'arrabbiato proprietario dell'appartamento danneggiato, il quale però si adira solo con chi ha innestato il petardone, perché a suo dire è l'unico colpevole, da ricercarsi vivo o morto. Ebbene, un sabato sera egli incontra casualmente il reo presso la bottega del fruttivendolo locale, mentre questi, accompagnato da suo padre, fa la solita provvista di carrube e di straccaganasse, castagne secche, che costituiscono il ghiotto dessert del suo pranzo domenicale. Stavolta soffritto, se non me coppa io, me copparà me pare, pensa impallidendo il piccolo bombarolo, sorpreso nel vedere comparire dinanzi a sé l'energumeno. Per fortuna però non succede nulla di quanto temuto, poiché il terribile signor Tony, preso da improvvisa illuminazione, sbotta a gran voce: ma sì, basta per sempre quei schifosi scarichi davanti a casa nostra! Non poteva morire d'espulsa continuamente! I numerosi astanti acclamano tale discorso, assai condivisibile, e soltanto il padre del ragazzo non capisce il senso esatto di quelle parole, giacché nessuno gli aveva ancora riferito di quella certa faccenda piuttosto esplosiva che riguardava il suo innocente parvoletto. Così, invece di vibrare la tremenda mazzata come inizialmente progettato, l'ex vendicatore prende il braccio destro del ragazzino, alzandolo in segno di vittoria. È per questo che oggi sono vivo e posso anche rammentare un passato che la mente era riuscita a rimuovere per più di mezzo secolo.
pensò commosso, salutando la mia macchina. Siamo a posto, abbiamo i soldi. Con successo. Allora. Fiocco azzurro, fiocco rosa. Era una corriera blu doppia, caracollante, quella che ogni giorno portava mia madre da Mestre a Cabrentelle, dove insegnava da anni. Io, bimba di pochi anni, spesso andavo con lei e ogni volta restavo meravigliata e sconcertata dalla realtà di quel villaggio e dei suoi abitanti, nonché della loro usanza e modi di vivere. Il viaggio stesso era un'avventura. Il bigliettaio scandiva ad alta voce la località relativa alla fermata. Casa Rossa, Marghera, Gesù Lavoratore, Rana, Fornace Perale. Ecco, ecco, era la nostra. Seguiva un tragitto a piedi, la strada ancora non asfaltata che portava al villaggio e alla scuola, dava davanti a tutte le casette costruite per le persone meno abbienti della Giudecca di Venezia. E c'era chi raccontava come fossero state portate lì con barconi di notte, in quanto sia gli abitanti di Malcontenta sia di Marghera, località fra le quali era sorto questo nuovo, ora si direbbe ghetto, erano molto riluttanti ad accoglierle. Mi ricordo che era l'ultimo sabato di aprile del 1961. I fumi degli stabilimenti di Porto Marghera non riuscivano a offuscare il sole che faceva capolino fra i rami dei pioppi e nemmeno a rubare all'aria il profumo del glicine e delle prime rose che erano già sbocciate nei giardinetti. Un nugolo di ragazzetti arrampicati come scimmie sugli enormi tabelloni di ferro della campagna elettorale si sbracciavano e gridavano: «Maestra! Fu così che mi trovai a casa della Rosetta. Non era raro che mia mamma entrasse nelle varie casette. C'era una specie di gara tacita tra le famiglie ad invitarla per il caffè o per mostrarle qualche nuovo acquisto o chiedere consiglio su come sistemare le malefatte di qualche figlio. Era un onore ospitare la maestra. Quel giorno la prima donna del villaggio era la Rosetta, che durante la notte aveva partorito, circa quasi da sola, visto che la comare, svegliata di brutto, aveva fatto appena in tempo a vestirsi, a prendere la valigetta e a correre. La conosceva bene, la Rosetta era il suo sesto figlio e ogni volta era sempre più veloce. Iccio, Fabrizio, era giunto dopo cinque femmine e, a buona ragione, il padre era dall'alba in osteria a festeggiare. Fu la stessa comare ad accoglierci nella piccola casetta bianca. A dire il vero, il bianco era un ricordo. La rivedo ancora in piedi, con le mani sui fianchi, un donnone sulla cinquantina, sicura di sé ed esperta, si occupava delle tante, tante gravidanze del villaggio. E tutti per lei avevano una stima sconfinata e un timore reverenziale. Nelle sue mani c'era la vita. Era la regista dell'attimo misterioso della nascita dei bambini, quando per un istante tutta la realtà sembra arrestarsi come assorta in un prodigioso stupore, lo stupore dell'affacciarsi di nuove esistenze. Ci introdusse subito nella camera dove al centro del letto matrimoniale stava mezzo seduta la Rosetta, che ci guardò con occhi languidi da cucciolo e, sorridendo orgogliosa, infilò una mano sotto le coperte e ne strasse un fagottino. Iccio! Ero esterrefatta. Non poteva soffocare il bimbo stando sotto le coperte. Era un mostriciattolo rosso rosso con la pelle tutta raggrinzita, ma per la Rosetta era il più bel bimbo del mondo. Non dimenticherò mai l'odore acre e dolciastro che stagnava nella camera. Sul comodino c'era una bottiglia di Marsala e un pacco di savoiardi, dono delle amiche della puerpera, e rotoli di fasce appoggiati sul comò. Così si usava. Mia mamma accarezzò la testina calva di Iccio e confabulò con la Rosetta a mezza voce, perché l'argomento non era adatto a me, che ero piccola. Sentì quindi solo a spezzoni particolari del parto. Capii bene però quando la comare disse: «Maestra, domani è a parto di sera». Era vero,
mia mamma. Era in attesa di un bambino, ma ci mancava ancora tempo e poi stava andando a far scuola. La nascita aveva elettrizzato un po' tutti gli scolari, che avevano meno voglia del solito di imparare e volevano parlare solo dell'evento. Il fatto poi che il papà Dincio avesse offerto a tutti un giro nella giostra con le barchette dei Muranei, che era stata già allestita per i festeggiamenti di maggio, aveva reso l'evento ancora più grato. Mia mamma fece scrivere a tutti su un foglietto di quaderno una frase di benvenuto per il nuovo bimbo e confezionò un enorme fiocco azzurro con la carta crespa, che poco dopo fece bella mostra di sé sulla porta della casa della Rosetta. Mi accorsi che mia mamma quel pomeriggio camminava più lenta e dava segni di fastidio durante il tragitto in corriera, ma non ci feci caso. Durante la notte però il trambusto che sentì in casa mi spaventò e il fatto che alle 6 del mattino mio papà mi portasse a casa da una zia mi fece capire che qualcosa stava accadendo. Infatti, dopo poco, venne alla luce molto prima del previsto mia sorella, anche lei in casa e a tutta velocità. Mia mamma aveva lavorato fino al giorno prima. Molte furono le visite, ma credo che quella che ci emozionò di più fu la delegazione delle donne di Caprentelle che vennero con la bottiglia di Marsala e i savoiardi. C'era anche la comare che, sorridendo sorniona, disse: «Io l'avevo detto a me». Poi mise sul letto una scatola da scarpe che le aveva affidato la Rosetta, raccomandando di tenerla con cura e consegnarla. Dentro c'era un fiocco di nastro rosa. Quel dono commosse mia mamma più di ogni altro e dopo averlo appeso sopra la culla di Laura lo ripose e lo tenne per sempre fra i ricordi a lei più cari. Mia mamma e la Rosetta non ci sono più. Mia sorella ha già un figlio grande e Iccio cosa farà? Motivazione del secondo premio. Commovente la storia, la sua semplicità e il modo di raccontarla. Di immediata comprensibilità. E siamo arrivati al primo classificato. Cosa? Ah sì, sempre dimentico. Grazie mille. Dimentico il microfono. No, perché in teatro, qualsiasi siano le dimensioni, almeno noi vecchi usiamo la voce, no? Adesso gran parte usano qualcosa che sia a supporto. Io ritengo che il teatro vada fatto con la voce, ma la poesia e il racconto no, viene meglio col microfono perché rinforza i toni, cioè c'è la possibilità di dare dei toni che altrimenti a voce nuda si perdono, è molto difficile da dare. Allora, è tempo di carezze. Amarghera! Quanta enfasi di compassione, quanta stereotipata banalità, quanta frettolosa sintesi in questo spontaneo sospiro. Consunta retorica, esclamazione che smorza desiderio di replica, valutazione sbrigativa che stronca ogni obiezione. Dallo stupore invidioso di Venezia al divertito curioso di Mestre. L'espressione dei volti si incupisce al mio pronunciare quel lembo di terra che sta oltre il cavalcavia, oltre la laguna, oltre la campagna, oltre ogni elemento che abbia dignità di valore. Venezia, Mestre, Marghera. Sempre al terzo posto quest'ultima. Nell'ipotetica classifica delle tre sorelle urbanistiche, quando, almeno nell'alfabeto, avrebbe diritto di precedenza. Da accennare appena a quale obbligo di cronaca
l'entusiasmo dell'ascoltatore, mentre orgoglioso illustro magnificenze della Serenissima. Si stempera, virando alla commiserazione, al nominare la sua negletta dirimpettaia. Si inquieta, in un moto di rifiuto d'ascolto, quando evoco ciò che non è solo porto, non solo industria, non solo città, terra, portata, acqua rubata, campagna ferita, orizzonte di acciaio e cemento, alternanza dantesca di perversità ambientali e lontane, visioni incantevoli, purgatorio obbligato, pegno temporaneo di fine viaggio, corollario sfacciatamente indegno di splendori inebrianti, immaginario distorto o ad arte costruito per relegare in un quadrante indefinito, dentro coordinate vaghe, in un ambiente indistinto, ciò che l'immaginario umano, frequentemente in errore, cataloga come brutto, etichetta come scarto, accantona come sbagliato. Venezia, Mestre, Marghera, è trittico, sufficientemente rappresentativo delle umane capacità di elevazione artistica e della scellerata, egoistica, vigliaccheria architettonica, elenco in decrescente bellezza di antropizzazione furbesca. È questo che agli occhi del mondo evoca il nome Marghera? Che cos'è essa per coloro che, volgendole le spalle con stizzosa alterigia, hanno il cuore gonfio di attesa paradisiaca? Come ne sa la variegata umanità scaricata al Marco Polo, a Piazzale Roma o a Santa Lucia? Cosa gli interessa conoscere di questo biliardo, di Barena stuprata? E cosa vuole ancora sfruttare da questo coito senza amore che annuncia nozze di un amore non corrisposto? Non è stato abbastanza spremuto questo sogno d'ordine urbano, imbruttito dall'indolenza dell'italica contemporaneità? O è proprio la noncuranza, l'ipocrisia, il distacco artificioso dei nostri giorni, il subdolo male? Forse peggiore del cancro ai polmoni. Tutto ciò sembra legittimare qualsiasi azione, dallo schiaffo stilistico allo sfregio naturalistico, dall'oltraggio paesaggistico all'affronto istituzionale, dall'offesa panoramica all'insulto sociale. Questa terra ha ospitato ogni cosa, ma la dignità si cela anche dove non v'è dichiarata bellezza. È quindi necessario svilirla con un monumento al proprio ego, travestito da investimento? È così che si rilancia porzione di sepolcro industriale? È giusto ricattare i cassintegrati barattando il lavoro con la memoria eterna del proprio nome? Ha senso insultare con torri per nababbi panciuti il cimitero di storiche imprese? Non è vergognoso erigere su suolo martoriato l'enorme totem, mortale peccato d'orgoglio rivestito di lussuoso cemento? Non è sfregio a 50 anni di quotidiano sudore operaio il desiderio di innalzare piattaforma opulenta?
vista alla quale sollazzarsi guardando San Marco, simbolo di capitalismo irriverente, urlato al cielo da culla di proletariato marxista, omologazione a standard metropolitano di etica aggressiva, territorio prostituito e troppo violentato per assecondare una vertosa edilizia, un doping camuffato da falsa beneficenza prepotente? C'è bisogno di risarcimento. C'è voglia di ripensamento. C'è desiderio di decantazione da quanto doveva essere e non è stato. Purificazione da bestemmie scagliate su suolo inquinato. Meditazione su morti bianche nascoste. Chiarificazione su inchieste illuminate. Riscattarsi da scioperi coraggiosi e da picchetti sfrontati, da bandiere rosse e da icone di falce e martello idealizzate, da pneumatici infiammati, da cariche impetuose di celerini schierati, da barricate di operai navigati e imberbi studenti sognanti, da funzionari staccanovisti e dirigenti zelanti, da piombo brigatista, da sequestri estremisti, sedimentazione di gridate assemblee immense, diritti conquistati, contingenza salariale strappata, democrazia insanguinata. Sono serviti solo ad allargare il divario tra classi, questi tiepidi ricordi di scontri sociali? L'evoluzione del modello d'impresa si presenta ora con palazzi ipertrofici? La vanità, travestita da benevolenza, spesso nasconde cupidigia feroce. Questa terra può riscattarsi, accordando le voci soffocate della sua storia con i succulenti interessi privati, senza compromessi da far turare il naso, con un percorso di pace che porti all'altare dispensatori di ostia rigeneratrice, all'eucarestia purificatrice, e così redimessi dal peccato dell'insolenza arricchita. Marghera ha bisogno di carezze amorevoli, di medicazioni leggere, di ricucire i suoi tessuti strappati. Ben venga il filantropo straniero, si faccia avanti l'investitore, anche se bramoso che il suo nome rimanga scolpito in epigrafe a sempiterna memoria. Stendiamo il tappeto al nuovo Conte Volpi, fecondatore di innovazione artificiosa. Allarghiamo le braccia al presunto benefattore moderno. Compia però egli un doveroso rituale. Si immerga nell'acqua dell'umile. Si inchini dinanzi alla terra di conquista, si immedesimi nella storia sofferta, porti rispetto per il luogo. Così forse erigerà nella discrezione, redimerà passato di contraddizioni stridenti, investirà nel bene comune, progetterà col cuore, svilupperà in coerenza, senza forzature da potenti,
senza imposizioni dittatoriali, senza pressioni intimidatorie, restaurando i percorsi, riallacciando i legami, condividendo un progetto. Ah, Marghera. Motivazione del primo premio, che scrive e presenta con padronanza di linguaggio e originalità espressiva una Marghera maltrattata che crea sofferenza, non rinunciando ad una qualche polemica. Bene, notiamo l'autore, si chiama